L'annata 2022 è stata caratterizzata da un clima eccezionalmente asciutto e caldo, che ha creato in tutta la penisola problemi vegetativi a moltissime colture. Nonostante la vite resista bene alla siccità, i vigneti più esposti, già stressati negli ultimi anni dalla carenza idrica, in questa annata hanno sofferto in modo vistoso, riducendo in modo drastico la vegetazione e la produzione. Alla vendemmia facevano impressione le viti con uno sviluppo dei tralci ad un decimo del normale con pochi grappoli di dimensioni ridotte. Il calo produttivo, anche del 70-80%, al momento della potatura appare comunque il danno minore. Infatti preoccupa notevolmente come effettuare i tagli per riuscire nella prossima annata ad avere una produzione accettabile, ma soprattutto come riuscire a ripristinare la vigoria delle piante per il futuro. Siamo andati in un vigneto, negli anni passati con produzione e vegetazione normale, e invece quest'anno nelle condizioni che si possono osservare dalle immagini, per valutare come procedere con la potatura. Le casistiche riscontrate, tutte coesistenti nello stesso vigneto e anche nello stesso filare, le abbiamo raggruppate in tre situazioni a vigoria decrescente, e per ognuna prospetteremo un intervento che riterremo appropriato. Abbiamo diverse situazioni. Quella come questa, dove c'è un capofrutto che ha prodotto pochissimo, come si può osservare, perché la vegetazione era assolutamente insufficiente, però con la possibilità di avere dei tralci di rinnovo che si possono vedere. In questo caso la potatura direi che è tendenzialmente normale. In questo caso abbiamo un canale laterale che è abbastanza sguarnito, possiamo lasciare un piccolo sperone, poi lasciamo il capofrutto che in questo caso consente di lasciare un numero di gemme accettabile, poi tagliamo la parte che non serve e in questo caso conviene lasciare ancora un piccolo sperone che potrebbe servire per il prossimo anno. A questo punto la nostra pianta è potata e per il prossimo anno, se le condizioni climatiche saranno un pochino più favorevoli e consentiranno di alimentare bene questa vite, noi potremmo avere una vite che produce quasi regolarmente. Situazione leggermente diversa è questa, dove abbiamo sì un capofrutto possibile, ma molto esile, che non può essere potato più lungo di così. E questo potrebbe essere girato dalla parte opposta, perché l'altra vite purtroppo è anche carente. Questo vecchio capofrutto potremmo a questo punto potarlo a speroni, magari non tutti, lasciando quelli migliori, per avere un minimo di produzione con un sistema completamente diverso da quello abitualmente impiegato in zona, dove il cordone speronato è poco utilizzato. Ma in questo caso potrebbe servire e difatti noi potremmo avere una produzione forse accettabile lasciando il vecchio capofrutto con qualche sperone e un piccolo tralcio rinnovato girato dalla parte opposta. Purtroppo esistono delle situazioni veramente disperate, tipo questa, dove il vecchio capofrutto ha degli speroni assolutamente insufficienti, per cui noi taglieremo via questa parte che non ci consentirà il prossimo anno di dare della produzione. Rimane, se vogliamo, un alberello, anzi un piccolo alberello, che potremmo potare proprio come tale, lasciando qualche sperone e sperando proprio nella possibilità di ripresa della pianta che riesca in questo caso a fare qualche grappolo, perché purtroppo c'è bisogno anche di produzione, ma possa rinforzarsi abbastanza per essere in grado nell'anno prossimo, non nel 2023 perché avremo questa produzione, ma poi nel 2024 una produzione di nuovo accettabile. Naturalmente, oltre alla potatura, si dovranno adeguare le lavorazioni e gli interventi di concimazioni basati soprattutto su dosaggi di azoto particolarmente elevati. Ma gli esiti, per tutti i vigneti non irrigui, dipenderanno soprattutto dalle prossime piogge e nevicate.
Nell'annata 2023, allo scopo di ripristinare un equilibrio vegeto-produttivo ottimale, sarà importantissimo, con gli interventi in verde, dosare la produzione in funzione della vigoria che si potrà osservare su ogni singola pianta.